Zocco. Zocco. Zocco Concetta. Concetta, a quanti anni ha? Posso... Quando è nata? 31 gennaio 1900. No, 22 gennaio 31. Del 31. Io... Stava in Ispica. Il centro nostro. E siete cresciuti proprio là? Noi sì, siamo su. E allora mi dico una cosa, ma gli americani passavano da lì? Li passavano dal passato, davanti alla nostra porta. Le mano, invece in cortile da grande, poi proprio c'era la strada. Dal portale andare a Cava Ispica. Certo, quando ho sbarcato sono americano, cioè mi faccio con una mostra ancora a contavia, era l'anno che era piccolina, ero ancora tutte giovani, e mia mamma, mi scattavamo che erano facevano, ma terrorizzavano le persone perché erano un po' così, gente che uno non è conosciuto mai, che cosa potevamo meno sapere di come si avanzavano. E noi ci fuggiamo neanche nei grotti. Io mi botto dei pazzieri, nei capelli che io ho i terri, e nato, mio papà non posso nascere. Pigliavo una bella tovaglia bianca e la mise davanti la davanti alla porta. Bella, mi toccava, mi vedi? Mi fa che pensando papà mio. Ma sono molto giovane. Sì, io come fosse fatto un muro campo, io non mi muovo a casa. Che tu sai che volevano? Vino, mangiare. Vino, mangiare. E poi arrivavano, cingevano cesti di sigarette, tutte sigarette americane e cioccolate. E papà che non meschino, volevano pane, vedevano i pomodori, che io i pomodori stessi gialli, e non passano queste cose. Ma papà, ma che dico, beh no, comunque quando erano in casa sua. Sapete che cosa c'era? Io so dire una delle piccole, c'erano tutte tante signorine bionde, una con una misura grande. Se chiste che cosa abbiamo, non stavamo in mista. Usate il terrore qual è che era, di questo, che cosa sapevamo che pensare io o no? Non lo potevamo sapere. Ma comunque tutto questo non eravamo poi esposti, perché poi noi spostavamo. Ma che se non succedeva mai faccia solo mia mamma? Calme, per il calme, per stare poi basta. Mentre ci stavo frattempo, questo ci vuole, non me lo ricordo, se passava un po' di tempo, che poi chi se lo passava, mi schienerano due famiglie, due sorelle e mamme. Una aveva due signorini, ancora signorini, e una aveva sposata, però i figli erano tutti ammaccati, i mariti e le cose erano tutte ammaccate, ma più le persone. Uno che si spandavano in essere danni, erano soli, senza uomini, erano da soli. Certo, che io non lo metto chi mangia da riposare sotto imbarcati. E questo è fatto, sotto imbarcati. Tutto questo. E gli dice io, ma io sono imbarcati. Io ho un figlio di chi da una che era sposata, che è quella sacerdotessa di Roma. Una si chiamava Peppina. E la mia figlia Maretta. Maretta è mio figlio, si chiamava Eugenio, e gli ero imbarcato magari. Chissà, donna Raghela, era mamma, rama, con mare, e l'altra signorina, una si chiamava Concettina, mamma mia, con mare, e una mummina. Ne c'erano io e tutti i cugini, e tutti i cugini, parenti, che erano tutti i figli del fratello, no? Erano, che erano sette. Ne c'erano sei, tutti ancora, tutti signorini, tutti piccoli, se volete, un po'. Ragazzi. Ne fecero tutto il resto. Ne fecero un po' di vicino mare, che poi, ho 45, ne fecero anche insomma, anche mi fissavo con mare. Ha ancora l'impressione di portarli, conservato, ricordarli. Tutto questo, ma bravo. Certo, mi chiedo se lo facevano, no? Io non mi ricordo, se c'è una rappella direttamente dello stadio o che accompagnava qualcuno, solo questo non me lo ricordo. Però lo sono andato da voi perché... Non è nascita una casa meschina per lo stadio, che avevano paura di stare da soli. Io avevo paura di stare da soli, perché uomini non ne avevano. Certo. Perché guerra è guerra, era così, e da soli.